commissione, tenuto conto del suo curriculum, ha valutato positivamente il suo esame di laurea e per i poteri a me conferiti la proclamo dottore in farmacia con la votazione di 110 su 110. All'inizio, diciamo, c'è stata un po' di delusione, perché ovviamente dopo tanti anni, tanti sacrifici, lo aspetti un sacco questo momento in cui ci sono tutti i tuoi parenti e tutti i tuoi amici lì. Però nonostante anche proprio fino all'ultimo non c'è stata tensione, perché questa cosa della videochiamata ti butta un po' giù di morale, e devo dire che alla fine è stato comunque emozionante il momento finale. Ti ha levato la tensione iniziale, perché non ci pensi visto che è in videochiamata. Però poi all'atto, al momento, questo non avere davanti la presenza del professore certe volte può fare anche piacere, però diciamo qualcosa ha tolto? Ha tolto il piacere di condividerlo dopo, perché sì che almeno l'Università di Palermo si è organizzata con dei link per poter far partecipare alla seduta anche estranei all'università. Quindi potevano collegarsi amici, parenti e potevano seguire tutta la seduta di laurea. Però è ovvio che al momento finale non ce li hai comunque lì con te. E tecnicamente? È stato fatto con un programma che si chiama Microsoft Teams, che è quello che utilizza Palermo anche per le video lezioni per ora. Io spero soltanto di poter poi condividere, perché vogliono organizzare un momento poi con tutti i parenti quando si potrà, per dare semplicemente le pergamene ma in presenza di tutti. Però per il momento è stato questo, è finito tutto lì, diciamo, non sappiamo neanche se potremo abilitarci e quando potremo farlo in questo momento. Quindi. Poi una laurea un po' particolare in questo momento di farmacia, che proprio in questo momento servirebbe, ma non posso perché l'abilitazione non ce l'ho ancora e non so se potrò farla di questo passo.